Ricordo sempre di usare l'indice alfabetico dal menu a tendina che trovate in alto a destra dal sito web tinelli.eu per rimanere aggiornati sugli ultimi video pubblicati sulle piattaforme alternative. Mi è stato segnalato un video decisamente attinente a questo incredibile periodo storico, dove, se non tutti, ma una buona parte della popolazione ha preso coscienza di come le masse vengono non solo sorvegliate, ma manipolate ed indirizzate verso un pensiero unico, un pensiero di depressione, di infelicità e di disperazione dalle notizie incontrollate, spesso fasulle, che vengono diffuse 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il video, di cui vi lascio il link nella descrizione, si chiama The New Benders ed è solo in lingua inglese, dura meno di 30 minuti. Tradotto letteralmente sarebbe i nuovi piegatori, ma Bender significa anche una persona che piega qualcos'altro, meglio, che piega qualcun altro, e qui è inteso come mentalmente. Ecco brevemente la trama. Nel 1973, un breve incontro tra un signore anziano del notiziario televisivo JG ed il giovane e talentuoso libero professionista Robert ha alcuni colpi di scena inaspettati che mostrano come i notiziari non siano proprio quello che sembrano. JG ha scelto Robert come l'unico giusto per quel lavoro. Ma Robert non è così facilmente convinto di voler accettare il nuovo lavoro. JG sembra avere un modo per convincerlo, tanto che un rifiuto da parte di Robert, a quanto pare, non è un'opzione. Sebbene in questa produzione della BBC del 1968 la data prevista per lo sbarco sulla Luna abbia superato significativamente la realtà, anticipa in modo sorprendente le successive teorie di complotto, le quali suggerivano che l'evento fosse stato simulato in uno studio cinematografico. Predice anche l'ascesa di organizzazioni mediatiche globali politicamente potenti e la cultura della sorveglianza che ha ispirato molti drammi cospirativi successivi. Con i suoi temi di estrema sorveglianza e televisione come strumenti per controllare le masse, il film ricorda 1984 di George Orwell. Al momento in cui è stata scritta la trama, il Vietnam era emerso come la prima guerra televisiva e l'entità dell'influenza del mezzo sul pubblico, in particolare nelle arene politiche e commerciali, stava appena iniziando ad essere riconosciuta. In quel contesto, la manipolazione dei media era una caratteristica di routine di regime come Cina, Corea del Nord ed Iran. Ma il potere politico adesso ha messo in atto il programma di notizie di parte non solo in Europa e negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. The New Benders è sicuramente ancora più pertinente adesso che rispetto al 1968. Buona visione.